Ciao bestioline, benvenuti in questo nuovissimo video a tema Maleficent in collaborazione sponsored by Maybelline. Infatti utilizzo proprio il cancelletta, l'Instant Anti-Age, che è uno dei miei correttori preferiti. E utilizzo questo nella colorazione un po' più aranciata per andare a cancellare le mie occhiaie, anche se già di per sé come correttore cancella qualsiasi cosa, anche i sensi di colpa. Il bello di questo correttore è che lo potete sfumare sia con la spugnetta che con le dita, perché andate a riscaldare il prodotto e quindi a renderlo ancora più flawless e coprente. Adesso utilizzo il fondotinta Fit Me, sempre di Maybelline, e lo vado a stendere su tutto il viso. Questo è il numero 95, che è perfetto per me in pieno inverno. Adesso è un po' più bianco, ma è perfetto per questo look perché Maleficent è bianchissima. Dopo aver sfumato il fondotinta con la spugnetta, anche qua potete utilizzare le dita o il pennello, insomma come siete più comodi, passiamo alla realizzazione del famosissimo contouring di Maleficent. Io utilizzo sempre l'Instant Anti-Age, questa volta nella colorazione più scura della collezione. Vi ricordo che sono uscite altre colorazioni di questa gamma, e vado proprio a realizzare una specie di L che vado poi a sfumare con la spugnetta e rendere un po' più soft con il pennello, per poi fissarle eventualmente appunto con la cipria. Mentre con il correttore più chiaro, se sempre in Instant Anti-Age di Maybelline, vado a realizzare l'highlighting appena sopra al contouring, quindi vado ad enfatizzare la linea proprio che dà questa guancia particolare di Maleficent. Per il trucco occhi invece vado a fare una base con la Tattoo Liner Gel Pencil, sempre di Maybelline. Realizzo una specie di eyeliner che poi andrò a sfumare con un pennello e successivamente fissare con degli ombretti un po' più caldi, più scuri, dalla palette The City Mini. Utilizzo i due marroncini che vedete qui per andare a fissare la matita nera, e poi li vado a sfumare con altri colori un po' più chiari, proprio come colori di transizione. Utilizzo anche gli stessi marroni nella parte inferiore dell'occhio, perché appunto lei ha un occhio un po' bordato, e i colori un po' più chiari li utilizzerò per illuminare l'angolo interno e la parte appena sotto al sopracciglio. Vado a fare la stessa cosa anche dall'altro occhio, quindi base di matita nera, ombretto marrone per fissare e ombretti chiari per andare a illuminare. Gli stessi ombretti tra l'altro sono perfetti anche come highlighter. Sempre della stessa linea di Maybelline, la Tattoo Liner, vado a prendere l'eyeliner e vado a realizzare una riga sottilissima di eyeliner, giusto per andare a scurire la parte esterna dell'occhio e dare questo effetto allungato. E poi qua vedete che schiarisco il viso perché non ero abbastanza soddisfatta del mio contouring. Utilizzo il Ciglia Sensazionali, che è uno dei miei mascara preferiti di Maybelline, per andare a curvare e infoltire proprio la parte finale delle mie ciglia superiori e inferiori. Proprio come Maleficent applico questo dettaglio che mi è stato regalato ed è stato proprio creato da Angenia Creation su Instagram, che saluto e ringrazio. Passo poi alle labbra e completo il look con il Superstay in Crayon nella tonalità 05, questo rosso bellissimo. Vado a bordare le labbra, tra l'altro se la punta vi si scioglie un pochino e non è più perfetta, potete utilizzare il temprino che trovate sul retro di ogni Superstay in Crayon. E lo sapete, più forte di me non riesco a non scurirmi le labbra anche qui, quindi utilizzo sempre il Superstay in Crayon, però nella tonalità un po' più bordeaux, e completo il look creando qualche dettaglio con il correttore scuro. Spero che la mia proposta di questa Maleficent vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti o lasciando un bel pollice in su. Noi ci vediamo al prossimo video. Mua!